Ansa Voice Stories, il racconto della settimana. Rocco Schiavone, lo chiamavano Gig Robot, Capri Revolution, il grande spirito, il giorno più bello del mondo, Gomorra la serie. Se vi state chiedendo cosa hanno in comune questi film e serie televisive, è presto detto. A firmare la fotografia c'è la stessa persona, un pescarese doc con la passione non solo per luci e inquadrature, ma anche per biciclette e sgambate. Io sono Domenico Palesse e questa è l'intervista ad uno dei talenti più cristallini del cinema italiano, il direttore della fotografia Michele D'Attanasio. Tu conosci Gig Robot d'acciaio? Chi? Ma che pure te c'ha la spada lata? La spada chi? Io voglio fare botto, voglio che la gente si piega a pecoroni quando mi incontra per salutarmi. Famo tre carichi così entriamo dentro al giro grosso. Cinci! Cincin! Ma un attente frega proprio un cazzo di niente. Non sono amico di nessuno. Basta, cazzo! Ma basta! A 41 anni Michele D'Attanasio può contare un David di Donatello per Veloce come il vento e altre due candidature. 4 nomination ai Nastri d'Argento, 2 ai Globi d'Oro e 3 ai Jack d'Oro. Un palmarès di tutto rispetto che arriva dopo anni di gavetta e passione. Dopo aver frequentato il DAMS a Bologna, ha debuttato al fianco di Paolo Carnera in L'amore ritorna di Sergio Rubini. Era il 2003 e di tempo e pellicole ne sono passate tantissime, oltre 30 tra film per il cinema e serie televisive. È una passione che ho avuto, diciamo, fin da ragazzino, che un po' si è tramutata negli anni, nel senso, quando ero ragazzino ed ero a Pescara ero proprio il classico studente che portava la telecamera a scuola, che poi all'epoca era difficile possedere una telecamera. Sono stato fortunato, mio padre è un fotoamatore proprio da quando era giovane, quindi sfruttavo il materiale che aveva e mi iniziava a incuriosire. Quindi poi inizialmente la mia idea principale era di fare il regista, perché pensavo che il regista curasse anche tutta la parte visiva del film, cioè realizzasse le riprese. Pensavo che una troupe fosse fatta da poche persone. Poi negli anni, quando sono diventato più grande e ho avuto modo di conoscere persone che facevano film, eccetera, ho capito che c'erano vari ruoli e poi ci ho messo un po' per capire che in realtà proprio il ruolo a cui ambivo era quello di fare il direttore della fotografia. Il direttore della fotografia è colui che realizza quelle che sono le atmosfere del film, quello che in sceneggiatura appunto viene scritto, tutto quello che non è scritto, non è verbale, cioè tutti quelli che non sono i dialoghi, ma quelle che in sceneggiatura sono le atmosfere del film, quelle atmosfere che ci comunica anche il regista, no? Parlando con lui, o anche quando andiamo a vedere le location, delle cose che ci vengono in mente. Quindi il direttore della fotografia è colui che crea questa atmosfera, scegliendo le luci giuste, scegliendo le lenti, scegliendo la macchina da presa e tutte quelle lavorazioni che vengono fatte sia in preparazione che in post-produzione. Cioè tutto quello, diciamo, che in un qualche modo è l'immagine, è l'estetica del film. Nel 2017 D'Attanasio conquista il suo primo David di Donatello, premiato proprio da Ninni Bruschetta, che nella celebre serie televisiva Boris interpreta proprio il ruolo di un direttore della fotografia. Michele D'Attanasio per Veloce come il vento. Questo è il primo David di Donatello e la seconda candidatura per Michele D'Attanasio. È stata un'emozione molto forte. A fianco a me c'era Ilaria, la mia compagna, quindi c'è tutta la... insomma, eravamo seduti nella sala dove si svolgeva in diretta la premiazione e quindi erano stati annunciati tutti i nomi delle nomination dei 5 candidati. E poi quando abbiamo sentito vince il Davide come miglior fotografia, Michele, sono guardato con la mia fidanzata, abbiamo fatto poi mi sono alzato e di corsa lo sono andato a prendere. Che volere di più? Avevo in mente tante cose da dire, ma sono molto emozionato. Poi vedo i secondi che scorrono.
E sicuramente devo ringraziare Matteo che ha avuto questa idea folle, e devo ringraziare Domenico anche che ha avuto l'idea folle di produrla, e un grande Stefano che è veramente stato, secondo me, ha rilanciato proprio, ha rimesso tutto se stesso in questo film, e grazie poi a tutti quelli che hanno contribuito assieme a me a realizzarlo. Grazie. Ma quella del cinema non è l'unica passione di Michele D'Attanasio, che quando non gira sul set gira invece in bicicletta. Il rumore che sentite in sottofondo, infatti, arriva dai rulli sui quali il direttore della fotografia ha pedalato durante la quarantena prima di tornare in strada. Appassionato delle due ruote, amico d'infanzia dell'ex campione del Giro d'Italia Danilo Di Luca, ci racconta la sua vita in sella proprio durante una sessione di allenamento. Ho trovato naturale, insomma, usare i rulli un po' per fare attività fisica, ecco, per questo motivo qua. E poi, diciamo, io sono comunque grande appassionato di bicicletta, quindi anche quando vado sui set eccetera mi muovo in bici. Quindi quando non giri, pedali? Sì, quando pedalo soprattutto per spostarmi in città, per spostarmi a Roma. Poi pedalo anche per diletto perché mi piace farlo, e poi un'altra cosa che mi piace fare è correre. Quindi questo di solito è anche un'attività che riesco a fare facilmente in ogni posto, perché prendo, mi metto le scarpette, esco, se sto fuori dall'albergo prima del set o dopo il set, mi faccio quegli 8-10 km per, insomma, perché sia mi piace un po' rimanere in forma, e poi ho anche un passato, ma proprio da ragazzino facevo l'atleta, facevo il podista, e quindi ho un po' questa cosa agonistica che mi è rimasta, anche se non riesco quasi mai a fare delle gare, ecco, perché non mi reputo mai totalmente in forma per farle, però spero nel futuro magari di riuscire a ritornare a fare qualche garetta amatoriale. Finita la quarantena, oggi D'Attanasio è tornato al lavoro, al momento impegnato nella preparazione del nuovo film di Michele Placido su Caravaggio, ma in futuro, chissà, potrebbe anche debuttare dietro la macchina da presa, magari in un film dedicato proprio al mondo della bici. Sicuramente girerei il film tratto dal libro Bestie da Vittoria. È fondamentalmente la storia di un grande campione della bici che è stato Danilo Di Luca. E oltre ad essere stato un gran campione, devo dire, è un mio caro amico ed è anche un mio concittadino, perché è di Pescara, oltre ad essere mio coetaneo, perché anche lui è del 76.